Con le telecamere di Videotop abbiamo testimoniato il Festival della Cultura firmato la Dolfi Editore. Abbiamo voluto essere presenti anche perché è un festival speciale particolarmente dedicato ai giovani per dare a loro l'opportunità di entrare nel mondo della cultura, assolutamente importante da non perdere. A Videotop testimoniamo una giornata speciale, quella dedicata alla cultura, con il primo Festival della Cultura di Giuliano Ladolfi Editore. Qui con noi Giuliano Ladolfi, benvenuto. Grazie a tutti i telespettatori. E naturalmente Giulio, anche per te benvenuto a questo appuntamento. Grazie a te e benvenuti a tutti quanti. Dicevamo a testimoniare questa giornata della Giuliano Ladolfi Editore, una sorta di start-up per un appuntamento che si ripeterà in futuro. Sì, noi vogliamo organizzare tutti gli anni un avvenimento di questo genere per promuovere la cultura in tutte le sue manifestazioni. Non per nulla noi abbiamo presentazioni di libri, musica, teatro, anche calcio, dedicata soprattutto ai giovani in una maniera divertente. A proposito di giovani, Giulio, a testimoniare questo appuntamento dove tante volte l'abbinamento giovane cultura fa un po' paura, no? Nel senso che non si è portati, invece bisogna stimolare, soprattutto andare in quella direzione per poter portarla il più possibile a tutti, no? Hai perfettamente ragione, infatti io sono carico, sempre carico per poter sponsorizzare la cultura. Chiaramente in questo momento mi occupo di letteratura e di editoria, ma sono appassionato di musica, sono appassionato di arte contemporanea, quella vera, non i collage. Sono appassionato, appunto, come vedete dietro di noi c'è ancora un concerto, teatro, insomma veramente cerchiamo di spingere i giovani ad essere invogliati in tutti i momenti e soprattutto in questi festival come oggi a essere liberi e sentirsi veramente in sintonia con la cultura. Ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Per Giuliano Ladolfi una quotidianità legata ai giovani anche in virtù della sua professione come presse, non solo come editore, il mondo dei giovani è assolutamente l'interlocutore principale per poterla sviluppare. Certamente, i giovani sono appunto la mia vita, perché io ho sempre fatto l'insegnante, poi il preside, ma anche nelle mie iniziative io ho sempre dedicato spazio ai giovani, sia con la rivista Atelier sia con la casa editrice, come si vede da Giulio, perché per me i giovani non sono il futuro, sono il presente. Dobbiamo mettercelo veramente in testa, che quando si parla di giovani bisogna dire: ecco, qui c'è spazio per voi, esprimete la vostra creatività. Mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla strada. Noi non guardiamo al nome, ma guardiamo al contenuto, e questa è già la base fondamentale. Successivamente siamo aperti a tutte le forme letterarie, che siamo aperti ai romanzi, ne abbiamo fatti tantissimi, anche di fantasy appunto per i giovani, e poi appunto all'arte abbiamo presentato Sophie Coval, la pittrice belga, abbiamo fatto libri per bambini, insomma ci apriamo a tutti e cerchiamo di accettare titoli e veramente contenuti di alto livello. Augurando un grande in bocca al lupo a Giuliano Ladolfi Editore e testimonianza di un primo appuntamento con questo Festival della Cultura che naturalmente immaginiamo di grande successo per il futuro, un grosso in bocca al lupo. Grazie. Ti porto via con me.